siamo in chiusura. Che ignorante che sei, bestia, sei un bastardo. Se tu sei una bestia, veramente. Prima di chiudere, volevo mandare in onda questo disco. L'abbiamo mandato in onda 1 miliardo di volte, in 1000 occasioni diverse. Però oggi è una giornata un po' così, no? Sì. Cioè, soprattutto a Milano c'è un tempo di merda. Abbiamo ricominciato la stagione, la gente torna a scuola, rinizia il lavoro. Dopo una vacanza dove magari hai conosciuto l'amore della tua vita, ma poi dopo abitate lontani. No, minchia, che film, no, che ti sei fatto. Io mi immagino 1000 situazioni, no? E c'è una canzone bellissima che tratta da questo film, che è un film di merda, peraltro. No, non è vero. È un film brutto, che ha un finale meraviglioso, che però si intitola The Big Kahuna. E c'è questa frase finale che potrebbe dare modo di sorridere a chiunque, qualsiasi sia il tuo problema. E proprio ti dà un messaggio di speranza, è bello, no? Bene. Soprattutto a Danny DeVito, che ha preso 5 milioni di dollari per pronunciarla nel film. Sì, vuol dire. Il pezzo del film l'hanno intitolato Accetta il consiglio. Lo ascoltiamo. Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. È solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.
ma accetta il consiglio per questa volta. Quanto è bello! E tra l'altro non è vero che l'ha fatto Linus, è un cazzaro, l'ha fatto Rocco Tanica questo pezzo. Sai, cioè, che ha preso la voce del doppiatore e gli ha messo una base sotto. La prima volta che ho sentito questo blocco era tipo 10 anni fa. Sì? Sai che riascoltato 10 anni dopo? Capisco delle cose che 10 anni fa mi erano sfuggite. Sì? Sì. È una cosa strana, cioè l'ho vissuto, ma non lo so, il discorso dei consigli, sai quando dispensi i consigli? Adesso piangiamo, È vero che... Sono occhio lucido! Ricchione! 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 Hai sensibilità di un ricchione! Guarda che a me mica mi piace la fica, io non sono un ricchione. Io ringrazio Pippo Palmieri dall'altra parte del vetro. Domani, ciao. La bellissima Poppy Poppy. Ciao, a domani. Il bellissimo DJ Spine. Tua madre, grazie a Dalen Caligiuri. Lo Zoe sempre capolista. Fabio Lisei. Luca Alba. Basta, ciao amici, ciao, a domani. Ciao. Ma soprattutto grazie alla cumpa di Viaturati e alla grande famiglia sulla pagina di Facebook. Ci risentiamo domani alle 2. Ciao, Marco. Domani. Cazzo fai? Chi è stato? Chi è stato? No. Chi è stato? Problema tecnico, non lo so. No, no, è il coglione dello studio accanto. Chi è? Bravo, chi è che c'è? Max Maddi. No. È il momento estintore. No,